Ok, dovete cliccare su accetta. Vi è comparso un Certo. banner, dovete cliccare su accetta. Dovremmo essere online. Buonasera a tutte e tutti, è con grande piacere che inauguriamo i Giovedì del Parri, quindi questo nuovo ciclo di presentazioni di volumi usciti recentemente e il primo volume che presentiamo è Bologna Restituta. Io credo che presentatore o autore, insomma, ci spiegheranno anche il significato di questo titolo, tra virgolette, Polonia Restituta, Nazionalismo e Riconquista della Sovranità Polacca, pubblicato pochi mesi fa dal Mulino. Ringrazio, intanto per prima cosa trasmetto i saluti del direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Filippo Focardi, che per impegni accademici non ha potuto, diciamo, essere presente a questa presentazione, quindi i suoi saluti li trasmetto io. E poi ringrazio Alberto Martinelli, professore emerito di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Milano, e per aver accettato il nostro invito di presentare questo volume e naturalmente l'autore Daniele Stasi, professore ordinario di storia del pensiero politico, storia delle dottrine politiche, scusatemi, mi sono emozionata, è un caro amico presso l'Università di Foggia e quindi ringrazio ambedue per la loro presenza e per aver accettato, insomma, di contribuire ai nostri Giovedì del Parri. Il mio compito è molto molto limitato perché vorrei davvero dare spazio a coloro che sono presenti. Ricorderò soltanto che Alberto Martinelli è difficilissimo, insomma, spiegare chi è Alberto Martinelli, tutti lo conoscono, la sua carriera accademica è prestigiosa, quindi davvero è un onore per noi che sia qui presente e fra le altre cose anche presidente della Casa della Memoria che ospita tra le diverse associazioni legate alla conservazione, direi anche alla salvaguardia della memoria e della storia della democrazia in Italia, anche l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. E mi limiterò a dire soltanto che a segnalare che fra i suoi interessi di ricerca più recenti vi sono questioni aperte e urgenti come la riforma delle istituzioni dell'Unione Europea e la cittadinanza europea. È del 2015 un volume scritto insieme ad Alessandro Cavalli intitolato La società europea, in cui si affrontano dei temi ancora decisivi per la storia del continente e per il nostro presente. Io direi decisivi anche in un momento in cui, permettetemi di dirlo, c'è una guerra contro l'Ucraina, ma a mio avviso, io sono una russista, c'è anche una guerra contro l'Europa per molte ragioni che qui non possiamo affrontare, o perlomeno, se non altro, contro un'idea d'Europa. E inoltre il suo interesse, insomma, è maturato soprattutto negli ultimi anni e con più forza rispetto al passato, ma comunque è un interesse che traduce anche l'urgenza dei nostri tempi per i nazionalismi, i populismi, e questo lo troviamo espresso sicuramente in primo luogo nel volume Mal di Nazione contro la deriva populista, pubblicato nel 2013 per l'Università Bocconi. Quindi un libro in cui il tema della nazione e del nazionalismo, come vedremo, viene, diciamo, affrontato a partire da alcuni casi esemplari e quindi oggi abbiamo di fronte un caso molto particolare ed esemplare come quello polacco. Allora, Daniele Stasi, la cosa che vorrei dire di Daniele Stasi, anche qui sarò davvero molto molto breve, è che, questo ci tengo a dirlo, siamo di fronte al lavoro di uno specialista, di uno specialista su di un tema che per molte ragioni è tornato di attualità negli ultimi anni e sul quale Daniele Stasi ha già dato dei contributi molto importanti, ricostruendo le radici, la matrice ideologica, molte manifestazioni anche contraddittorie, direi, di fronte alla democrazia moderna per quanto riguarda la Polonia. È uno specialista perché è anche stato docente a lungo in Polonia, quindi lavora su fonti originali, come si vede benissimo, insomma, da questo lavoro, e alla questione del nazionalismo polacco, ricorderò soltanto questo, ha già dedicato diversi lavori.
e in particolare le origini del nazionalismo in Polonia, in un libro del 2018 che ho qui vicino a me e che diciamo è un po' la premessa forse di questo lavoro, diciamo nel suo nuovo lavoro prosegue questa sua interesse per la questione della nazione, del nazionalismo in Polonia. E poi però vorrei anche ricordare un libro su Leon Petrzycki, La vita e le opere di Leon Petrzycki, che è un libro diciamo per me molto importante. Leon Petrzycki non è molto noto, direi oggi in Occidente, correggimi Daniele se sbaglio, è un precursore della sociologia del diritto. Ed è anche un padre davvero per molte ragioni di studiosi che hanno acquisito una diciamo fama internazionale mondiale fra sociologi e giuristi come Pizirim Sarokin, come Nikolaj Timascev, come Michael Reisner, che è ancora più sconosciuto di Petrzycki, e dunque diciamo anche questo è un lavoro diciamo di scavo su fonti per il quale io gli sono davvero molto grata. A questo punto do davvero la parola ad Alberto Martinelli, ringraziandolo ancora per la sua disponibilità. Sono io che ringrazio Antonella per questa bella presentazione, molto generosa, che ha già introdotto le ragioni per cui mi fa molto piacere discutere questo libro, Daniele Stasi, proprio perché sono particolarmente interessato alla questione del nazionalismo, populista, come io preferisco definire il cosiddetto sovranismo di cui si parla oggi. Il libro di Daniele Stasi è un bel libro molto ben documentato, ben scritto, coinvolgente, devo dire anche, che getta luce su una realtà di grande importanza, non c'è dubbio, per la storia mondiale, ma in particolare per la storia europea, cioè il caso polacco, e che ricostruisce il percorso di nation building, di costruzione della nazione, dello Stato nazionale in Polonia nei primi decenni del Novecento, del secolo scorso, arrestandosi appena prima dell'invasione della Polonia da parte di Hitler. E però non è solo un contributo di storia polacca contemporanea, ma è un libro che è molto utile per capire anche la Polonia di oggi, il ruolo della Polonia di oggi nell'Unione Europea, le caratteristiche del suo sistema politico, il ruolo che ha oggi anche nella questione della guerra in Ucraina, dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Faccio un solo esempio per chiarire perché lo trovo così interessante. Il Partito Nazionalista Polacco ha una concezione della democrazia che è rimasta, che è quella che è oggi largamente condivisa, non solo da Kaczynski, ma anche in generale dai leader esponenti dei partiti cosiddetti sovranisti. Nel manifesto della destra sovranista europea, quello redatto nel luglio dell'anno scorso da Marine Le Pen, è sottoscritto da altri 13 leader di partiti europei, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ad esempio, è molto forte, oltre a una concezione puramente confederale dell'Unione Europea, nettamente in contrasto con la concezione dell'Europa sovranazionale come unione sovranazionale. Ma ad esempio, si argomenta molto chiaramente a favore della libertà delle nazioni che è contrapposta alla libertà dei cittadini. E questo è un tema che emerge molto chiaramente nel libro come distintivo del Partito Nazionalista Polacco, del nazionalismo etnico, esponente del nazionalismo etnico polacco. Quindi, la prima domanda che vorrei fare a Daniele è proprio: che cosa c'è di specifico nel processo di costruzione dello Stato nazionale polacco? E insieme, ma è una seconda domanda, però è legata a questa e è connessa a quello che ho detto prima,
Che rapporto c'è tra nazionalismo e democrazia? Come ha affrontato questo tema nella situazione polacca? Perché spesso i partiti, i movimenti nazionalisti, soprattutto quelli che hanno una concezione etnica del nazionalismo, sono democratici, non è che non siano democratici, accettano il gioco democratico, anzi, affermano spesso che l'unico criterio da verificare per vedere se un sistema democratico o no e se ci sono delle elezioni, e governa il partito, la coalizione di partito, che prende anche un solo voto in più degli altri. Il problema è che hanno invece molta poca attenzione o addirittura nessuna attenzione per la componente della liberal democrazia, per i diritti civili, per i diritti politici, per i diritti delle minoranze, per la divisione dei poteri costituzionali, soprattutto l'indipendenza del potere giudiziario, e via. Tutte questioni, come sappiamo, sono al centro del dibattito anche dell'Unione Europea. Fra poco l'Unione Europea dovrà decidere in merito alle sanzioni nei confronti di Orbán, non della Polonia, che in qualche modo ha avuto una sorta di tempi supplementari dovuta al suo forte impegno nella guerra, diciamo, a sostegno dell'Ucraina. Ma per quanto riguarda Orbán, siamo arrivati ormai in qualche modo a una sorta di resa dei conti. E sarà molto interessante vedere quale sarà il voto, se ci sarà questa maggioranza qualificata per le sanzioni Orbán oppure no, perché da questo dipende anche quello che sarà il futuro dell'Unione. Se sarà un'Unione solo di nome, ma in realtà una confederazione, oppure un'unione anche di fatto, e cioè appunto corrispondente a un modello molto diverso. Quindi una domanda, o se vogliamo, una domanda che ne ha dentro un'altra: che cosa c'è di specifico nel processo di costruzione dello Stato nazionale polacco, e in particolare con particolare riferimento al rapporto tra nazionalismo e democrazia, liberal democrazia, democrazia occidentale? Bene, grazie davvero ai professori Salomone e Martinelli all'Istituto Nazionale Pari per questo invito. Consentitemi questo ringraziamento prima di rispondere alla domanda del professor Martinelli. Bene, nessuno avrebbe pensato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale che la Polonia potesse risorgere dopo la grande spartizione alla fine del Settecento e con una fisionomia politica avvicinabile, soprattutto in base alla Costituzione del 1921, a un progetto di tipo liberal-democratico. I protagonisti della scena politica, già citato Piłsudski, ma potremmo citare altresì Roman Dmowski, così come molti altri, Wasilewski, e moltissimi altri autori, personaggi, pensatori che appaiono, sono analizzati nel libro, non avevano un background di carattere democratico. Se si pensa ad esempio alla figura straordinaria per certi versi di Józef Piłsudski, egli appartenne sin da giovane a movimenti politici che escludevano la democrazia e miravano a conquistare il potere attraverso un atto di forza, un atto violento. In seguito all'attentato Alessandro III, Piłsudski conosce, pur non partecipando direttamente, si potrebbe dire, a questo attentato, la Siberia, dove trascorre molti anni, e dove accentua questo suo risentimento nei confronti dei russi. Diciamo da posizioni nettamente antiliberali, si potrebbe dire, Piłsudski non fu mai marxista, fu un socialista sui generis, così come Dmowski non fu mai un conservatore, e in gioventù fu a favore di posizioni di tipo neopositivistico o comunque lontane da una visione di tipo religioso, umanistico, o legata all'illuminismo di carattere universalista, per poi passare a posizioni di democrazia nazionale. Democrazia nazionale è il nome del partito politico nazionalista o etnonazionalista che è gran parte di questa storia, che è gran parte della storia che cerco di raccontare nel libro. Le sue iniziali, DN, sono anche pronunciabili in polacco come nella sigla Endezia, democrazia nazionale, ma in quel come tempo, scusa, sono pronunciabile perché ti ho perso per un minuto. Endezia. Benissimo. E, nel nome di quel partito c'è il programma,
Il suo nome è un destino. La democrazia può essere solo nazionale, deve integrare la volontà della nazione, il regime politico che si va a costruire nel nuovo Stato-nazione deve integrare la volontà della nazione. Domanda: chi interpreta la volontà della nazione? Chi parla in nome della nazione? Che cos'è la nazione? La nazione, secondo una tradizione che risale, si potrebbe dire, alla fine del Settecento, quindi alla Gespospolita Oboiga Narodów, alla Repubblica delle Due Nazioni, quel tipo di nazione, quel tipo di organismo politico conteneva più nazioni, per cui il riferimento al passato risulta quantomeno problematico. La nazione polacca è una nazione che è attraversata da contrasti per tutto l'Ottocento, per la coesistenza di diversi gruppi nazionali e anche per presenze culturali, per tradizioni, abitudini di carattere linguistico, legate ai costumi, che sono differenti nelle tre parti della Polonia in cui era divisa dopo la grande spartizione. Quindi parlare di democrazia nazionale risulta complesso, problematico. Dal mio punto di vista, per definire la nazione, soprattutto nell'ambito di quello che noi oggi definiamo, e sono d'accordo con il professor Martinelli, con una parola inesatta, sovranismi, a cui preferisco assolutamente il termine nazionalpopulismi. Nazionalpopulismi, le cui radici, per quanto riguarda il caso polacco, sono ampiamente rinvenibili nel discorso che presentiamo questa sera. Nazionalpopulismi, per esistere, hanno bisogno di un nemico. La nazione si compatta a partire dall'altro, da qualcosa che minaccia il noi. Senza la minaccia, senza il nemico, senza la paura, senza questo insieme di sentimenti che dovrebbero compattare e evitare, diciamo così, movimenti tipo centripeti all'interno della nazione può essere definibile. Chi sono i nemici? Beh, innanzitutto sono gli ebrei, per Roman Mosky. E non possiamo girarci troppo attorno, diciamo, sulla questione se Mosky sia stato antisemita o no. Taluni interpreti tentano di ridimensionare questa sua vera e propria ossessione nei confronti degli ebrei. Questo non è possibile per quello che egli ha scritto, per quello che egli ha fatto, per ciò che viene anche presentato nel libro. Egli aveva un'ossessione vera e propria nei confronti degli ebrei, secondo Mosky. La nazione polacca non si era sviluppata, non era coesa, non era forte così come altre nazioni in giro per l'Europa, in particolare quella prussiana, a causa della presenza dell'elemento ebraico. La borghesia non aveva mai fatto come classe, non aveva mai preso piede in Polonia a causa di una borghesia straniera, quella ebrea, oppure quella tedesca nella parte occidentale del paese, la Slesia, Poznań e via di questo passo. Quindi la nazione era da creare, non è una nazione che noi troviamo, è una nazione che bisogna creare, ma bisogna creare sulla base di un'idea precisa di identità nazionale, la polskość. Che cos'è la polonesità? È di difficile definizione. Del resto, chi se ne è occupato o chi l'ha teorizzata, in particolare Popławski, altro pensatore di tutto interesse e rilievo nell'ambito della storia che raccontiamo, definiva l'identità polacca come qualcosa che appartiene essenzialmente al mondo contadino, al folklore, alle abitudini, un poco facendo eco, si potrebbe dire, a quei movimenti populistici russi, da Herzen in giù, che vedevano appunto in queste comunità contadine sperdute e con un diritto, diciamo, essenzialmente di tipo consuetudinario, vivere all'adere dello Stato o malgrado lo Stato, proprio perché nell'Ottocento ancora la Polonia non era uno Stato-nazione. Quindi la Polskość è da ritrovarsi, è possibile definirla all'interno di queste comunità. Ma anche questa definizione ci sembra tutto sommato debole, se paragonata a un discorso che possiamo definire, utilizzando categorie schmittiane, di amico-nemico. Il gruppo dell'amico, cioè la nazione, è definibile solo a partire da un qualcosa che è esterno e che impedisce a noi, a nazione, di esplicare il nostro potenziale, creare le basi per una ripresa del discorso nazionale per la Polonia restituta, cioè per la riconquista della sovranità e dell'indipendenza polacca. Contro questa visione etnonazionalista
si è contrapposto a questa visione etnonazionalista il nazionalismo che io definisco civico, ma si tratta di categorie deboli, cioè, non pretendo, diciamo, di esaurire tutto il discorso, come ogni categoria del resto torna più Suzuki e Moschi attraverso queste due categorie. Molte sono le questioni che rimangono sullo sfondo, anche di tipo personale, fra i due grandi personaggi, per cui per comodità possiamo dire tuttavia che il nazionalismo civico si basa non esattamente su un discorso legato alla Polskość, o meglio, la Polskość è declinabile in maniera differente. Allora, se la democrazia nazionale è una democrazia della nazione e non degli individui che compongono la nazione, si basa quindi sulla superiorità del diritto nazionale su quello individuale, e questo basterebbe a rispondere forse alla domanda del professor Martinelli: quanto c'è di presente nel discorso nazionalpopulista attuale riferibile, diciamo, al nazionalismo tema del libro. Dall'altra parte, in Piłsudski, o meglio, per una parte importante, larga della traiettoria politica del polacco-lituano, e la nazione deve essere basata sulla coesistenza, così come era successo nella Repubblica delle Due Nazioni, di diverse nazioni, al fine di allargare le basi dello Stato nazionale e di rendere la Polonia uno Stato in grado di esercitare un'egemonia nell'area, contrapposta sia alla Russia, di cui Piłsudski, verso la quale Piłsudski non ebbe mai sentimenti di simpatia, al contrario, sia che essa fosse rossa o fosse bianca, sia nei confronti della Germania, verso i quali altrettanto, diciamo così, coltivava sentimenti di scetticismo, e quindi la Polonia doveva diventare uno Stato che riuscisse a superare alcune distinzioni legate al passato, alcuni steccati che, oltre a incrinare il principio di uguaglianza di fronte al diritto, costituivano una mina nella compattezza dello Stato. Queste due visioni, che un altro autore presente nel libro sono definite teoria dello Stato-nazione e teoria dello Stato delle nazionalità, per cui lo Stato comprende diverse nazionalità, un po' come il sistema svizzero, ma con una caratura, una coloritura etnica molto più presente, soprattutto con un antisemitismo che non scompare dall'orizzonte del discorso che stiamo facendo e dall'orizzonte storico che ho affrontato nel libro. Dall'altra c'è invece un'idea nazionale che possiamo definire meno völkisch, per usare una parola tedesca, e maggiormente vicina al nazionalismo di tipo francese, se vogliamo, con una componente romantica accentuata, assimilabile, ecco, per comodità di esposizione, direi, al nostro Giuseppe Mazzini. Quindi una nazione che si fa portatrice di istanze universali e non coltiva un egoismo nazionale, a differenza dell'etnonazionalismo, che porterebbe a un conflitto permanente. Quindi, democrazia nazionale contiene un elemento importantissimo, che è la distinzione fra il gruppo etnico coeso, che deve avere la supremazia in confronto di altri gruppi etnici all'interno dello Stato, e quindi una sostanziale premodernità, o comunque si batte contro quello che è uno dei pilastri dello Stato moderno, cioè l'uguaglianza di fronte al diritto dei cittadini. Superiorità del diritto nazionale rispetto al diritto individuale, che deriva dal primo principio. Coesione nazionale, che deve avvenire attraverso l'eliminazione, se non è possibile, l'assimilazione di gruppi differenti. Gli ebrei da una parte, già citati, ma anche gli ucraini. Il discorso sugli ucraini forse merita un capitolo a parte nella nostra discussione, ma comunque la Polonia ha una storia del tutto particolare. Ricordiamo che fino a 1945, diciamo comunque prima della rinascita della Polonia, diciamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, un terzo della popolazione polacca era composta da minoranze etniche, ucraini, ebrei, tedeschi e russi. Solo due terzi, o poco meno di due terzi, erano di religione cattolica, ortodossi, ebrei, protestanti e via di questo passo. Quindi questa coesione era molto problematica. Per quanto riguarda lo Stato nazionale, nation building, dopo la Prima Guerra Mondiale, Piłsudski deve, insieme agli altri padri della patria, diciamo così, padri della Seconda Repubblica, venire a compromesso. Con chi? Intanto con l'ordine internazionale, con le linee di sviluppo imposte da Wilson,
per cui la questione nazionale deve essere legata alla liberale democrazia, al costituzionalismo, al rispetto delle minoranze, come sancito nel Trattato di Versailles. Dall'altra, con qualcosa che era inaspettato altrettanto quanto la rinascita della Polonia, cioè la rivoluzione bolscevica. Per cui il pericolo che qualcuno volesse fare come in Russia, e ci provarono, non dimentichiamo che quello che viene definito da taluni il cugino spirituale di Piłsudski, cioè Felix Dzerzhinski, che fu capo della CK, il Torquemada del socialismo, qualcuno lo definì, era polacco, parlava perfettamente il polacco, quindi, diciamo così, aveva la possibilità di propagandare, di diffondere quelle idee rivoluzionarie che avevano preso piede in Russia. Quindi il pericolo russo e il vincolo esterno, si potrebbe dire, che impongono alla Polonia una svolta di tipo liberal-democratico che tiene conto di tutte le opzioni politiche, ivi compresa quella socialista, di tipo riformista e patriottica, e che dona alla Polonia una Costituzione, quella del 1921, straordinariamente progressista, ma che dura poco tempo. 1926, come ricordava il professor Martinelli, maggio 1926, Piłsudski, mosso forse dal pericolo... La comunicazione purtroppo non è stabile, quindi ogni tanto si perde, ma si riesce a seguirlo lo stesso, ma con un po' di fatica. Sì, anch'io ho notato questo, purtroppo questo problema. Non so se devo, magari togliendo la... Allora. Provo a togliere l'audio mentre ascolto. Sì, Antonella, non so se anche a me si interrompeva ogni tanto, scusate. No, io ho tutto molto stabile, quindi... No, chiudo solo con questa brevissima osservazione. Provo a togliere il video, magari. Va bene. Allora, una tua osservazione e poi ridiamo la parola. C'è il consiglio di togliere il video. Benissimo. Del 1926, maggio 1926, interpretazioni storiche si contrappongono, anche perché poi Piłsudski e dopo quella data, già a partire da prima di quella data, ma dopo quella data, diciamo, c'è tutta un'attività di propaganda nei confronti del grande maresciallo, eccetera, per cui Piłsudski volle in realtà sin dall'inizio, cioè sin dalla rinascita della Polonia, instaurare un regime dittatoriale intorno che avesse lui come protagonista, oppure fu una scelta dettata da uno stato di necessità, vale a dire una situazione di tipo assolutamente pre-rivoluzionario, comunque ingestibile, con la crisi del parlamentarismo, la crisi dello Stato, delle istituzioni ed altro, per cui l'uomo forte era l'unica scelta possibile, come dissero anche tra le file dei socialisti. Beh, questo tema rimane, diciamo così, di difficile soluzione. Fatto è che nel maggio del 1926, dopo che nel 1922 il primo presidente della Polonia libera, Rutowicz, venne assassinato brutalmente il 16 dicembre e la Polonia conosce una svolta che poi avrà anche un'evoluzione ideologica, di questo non parlo nel libro, di tipo, diciamo così, nazional-clericale. Manifestazione di questa è la Costituzione Kwietniowa, cioè la Costituzione di aprile del 35, ma questa è un'altra storia. Allora ridarei la parola ad Alberto. Allora provo a rimettere il volto, ecco. Ma grazie, senz'altro è stato chiarissimo. Partendo proprio un po' dalle ultime considerazioni, per certi aspetti il Piłsudski dell'ultima fase del colpo di Stato del 26 mi ricorda Deng Xiaoping, nel senso di una figura che ha il potere reale, ma non vuole le cariche formali, non vuole essere Presidente della Repubblica, non vuole essere neanche Presidente del Consiglio, mantiene naturalmente il controllo delle forze armate. E sta un po' come, è un po' come un garante, sta dietro le quinte per permettere che il governo riesca ad essere efficace a fronte di un Parlamento che invece da prova di essere dilaniato da contrasti di partito e alla lunga, insomma, non fa l'interesse del paese. Naturalmente questo è opinabile, però è una figura interessante per questo motivo, perché non è assimilabile
ai dittatori che proprio in quell'epoca storica crescono qua e là, diciamo, a cominciare da Mussolini o altro. È una figura diversa. Quello che dicevi mi sembrava particolarmente interessante ritornare su questa. Oggettiva difficoltà, partito nazionale, democrazia nazionale, appunto, pretende di costruire uno Stato nazionale monoetnico in una situazione in cui non c'è, in una situazione plurietnica, multietnica. D'altronde il nazionalismo è l'ideologia dello Stato nazionale che postula l'assoluta diciamo congruenza tra unità politica e unità nazionale. E quindi però si trova oggettivamente in difficoltà, perché la realtà è multietnica, ma si vuole, per cui la conseguenza logica è quella di avere uno Stato in cui il popolo è costituito solo da una parte del popolo, come spesso accade con i nazionalpopulisti, appunto, mentre gli altri sono cittadini di serie B, a meno che non si assimilino totalmente oppure non lasciano del tutto il paese e vadano da un'altra parte. D'altro canto, però, anche l'alternativa principale, cioè il partito di Pilsudski, è contraddittorio, perché vuole costruire questo grande Stato federale, però anche nel caso di Pilsudski tutto questo passa dalla costruzione della nazione, anche non solo dallo Stato, diciamo. E quindi anche lì vedo delle contraddizioni. Quindi è un laboratorio interessantissimo anche per verificare delle ipotesi teoriche. E però è una situazione in cui si ha, vabbè, naturalmente è diverso tra si deve fare differenza tra chi conosce e ha studiato a lungo questa storia e chi la conosce molto più superficialmente, come nel mio caso. Però si ha l'impressione di non riuscire a arrivare a cogliere fino in fondo questa specificità, no? Non so se rendo. Come ad esempio il fatto che io ho trovato un po' sorprendente che in fondo in un paese in cui sappiamo che cifra distintiva è l'identità cattolica, è stato ricordato giustamente che per molto tempo, fino alla guerra mondiale, alla fine della guerra mondiale, la Polonia e i polacchi erano due terzi, c'era un terzo di altri, anche di altre confessioni religiose, in cui l'identità cattolica è così forte. È un po' sorprendente vedere che le figure principali della storia politica polacca nel momento della costruzione della nazione non sono affatto religiose, non sono affatto favorevoli. Poi, Democrazia Nazionale decisamente imbocca quella strada e il cattolicesimo diventa un pilastro anche della sua ideologia. E anche Pilsudski negli ultimi anni si avvicina, ecco. Quindi questa era una domanda che volevo fare in particolare. Che ruolo svolge nelle diverse fasi di questa storia la Chiesa? Non solo la religione cattolica, ma anche la Chiesa cattolica in Polonia. E insieme che rapporto c'è tra questo ruolo e invece questo costante antisemitismo che pure attraversa tutta la storia polacca e che c'è ancora oggi, non c'è dubbio, insomma. Questa era la domanda successiva per Daniele. La religione cattolica ha una funzione di rappresentanza nazionale rispetto a un contesto regionale in cui la Germania protestante e il mondo dell'est, per così dire, ortodosso, sono distinti in base a un diverso credo. Quindi la religione cattolica va da sé che rappresenta i polacchi. Da un punto di vista strettamente politico, le gerarchie cattoliche in Polonia, sin dall'inizio di questa storia, si potrebbe dire
intorno alla Prima Guerra Mondiale svolgono un ruolo politico di estremo interesse e anche, diciamo, di straordinaria efficacia. E il rapporto con la Polonia ha avuto, diciamo, pontefici che sono stati non si opposti, certo, ovvio. Polonia, di là, quindi c'era un rapporto molto stretto, e questa immagine che poi io riporto anche nel libro di questo popolo che si inginocchia al passaggio del cardinale colpisce moltissimi alti prelati italiani che si trovano a visitare questo popolo. Quindi la religione è qualcosa che ha a che fare certamente con l'identità dei polacchi, sebbene i due massimi leader del nazionalismo, sia nella sua versione civica che sia nella sua versione etnica, ebbero un rapporto del tutto originale, esatto, con la religione. Dmowski fu da giovane, diciamo, un darwinista di fatto, non nascondeva una certa sua idiosincrasia nei confronti della religione, compresa quella cattolica, per poi passare a posizioni di carattere di tipo clericale. Piłsudski ebbe un percorso, anche da un punto di vista strettamente personale, più diciamo controverso, nel senso che se solo nell'ultima parte della sua vita, di questo non parlo nel libro, ma certamente c'è un avvicinamento a quel blocco di forze che poi governeranno la Polonia, nel senso che potremmo definire per comodità nazionale clericale, fino al 1939, Piłsudski muore nel 1935, e il comandante, il maresciallo di Polonia, cambiò religione, non fu cattolico, poi tornò perché insomma voleva sposare una donna. Sono situazioni anche, diciamo, personali. Sì, sono molto interessate anche da questo punto di vista. C'era una rivalità di tipo amoroso fra Dmowski e Piłsudski, per la mano di una donna che alla fine scelse Piłsudski, bisogna questo ricordarlo per caso. I due quindi ebbero un rapporto con la religione che in un discorso generale possiamo definire come instrumentum regni, cioè la religione è utile nella misura in cui è sottoposta alla volontà dello Stato o comunque collabora a quelle che sono le finalità che i veri rappresentanti della nazione, evidentemente i nazionalisti, ritengono essere tali. Si parlava dell'originalità anche della dittatura di Piłsudski nei confronti di altre esperienze europee. A proposito del fascismo, Piłsudski non fu mai fascista, non credette assolutamente all'esperimento italiano, aveva, diciamo, una certa diffidenza nei confronti di Benito Mussolini, incontrò Dino Grandi, o meglio, Dino Grandi gli fece visita nella sua residenza vicino a Varsavia, c'è un filmato, insomma, che riprende ormai vegliardo, molto malato, Piłsudski, che accoglie questo giovane diplomatico e esponente di primo piano del fascismo italiano. Ma i rapporti non furono, diciamo, Piłsudski non si sentì mai, né mai si atteggiò ad essere il duce polacco. Dall'altra parte Dmowski ebbe con i fascisti, prima con i nazionalisti, ma anche con i fascisti, dei rapporti più o meno, soprattutto con i nazionalisti, dei rapporti assolutamente cordiali, c'è un carteggio con Corradini, ci sono visite, scambi, eccetera, ma anche lui pensava la democrazia nazionale è qualcosa di altro dal fascismo. Per quale motivo? Per lo stesso motivo, noi non abbiamo un duce polacco, non abbiamo un personaggio di livello come Mussolini. Ma per quale motivo Dmowski sosteneva ciò? Probabilmente perché quel personaggio poteva essere solo più, certo, quindi il rivale da una parte. Dall'altra pensava che l'integrazione, mentre il fascismo ebbe una componente, diciamo così, di modernità molto forte, d'accordo? Di modernizzazione molto forte, e un discorso che si basa essenzialmente sulla violenza, sul culto della personalità del duce e sulla visione anche dei rapporti fra diritti individuali e diritti nazionali del tutto particolare. Qui invece la democrazia nazionale, che come ormai risulta a tutti evidente, è antitetica alla democrazia liberale, non può accettare, diciamo così, una logica fascista. I rapporti furono tanti, fra fascismo e le figure che abbiamo ricordato, ma quell'esperienza fu differente. Si arriva prima che in Italia il concordato fra Chiesa
è stato, anche lì si parlò di uomini della provvidenza, anche lì diciamo i rapporti furono molto cordiali, diciamo, fra potere politico e religione. La Chiesa ebbe dalla sua, e questo forse è il filo rosso della storia della Chiesa polacca nell'età contemporanea, la possibilità di rappresentare la nazione. Con una battuta vorrei dire che dopo la Seconda Guerra Mondiale, a rappresentare ancora una volta la nazione, il contropotere nei confronti del Partito Operaio Unificato Polacco, il Partito Comunista, fu la Chiesa Cattolica. E non è un caso che uno dei grandi architetti della fine del comunismo mondiale sia stato Giovanni Paolo II, certo, che era un polacco. Certo. Volevo fare un'altra domanda che riguarda invece in modo specifico le difficoltà che ha il consolidamento della democrazia parlamentare in Polonia. Questo avviene non in una situazione come quella weimariana, in cui le due grandi forze, possiamo dire, anti-democrazia liberale finiscono per prevalere perché sono addirittura maggioritarie rispetto ai partiti costituzionali, diciamo. Ma proprio per che cosa esattamente? C'è una frammentazione politica. La mancanza di leader, una mancanza di logiche di partito. Perché non si capisce perché in fondo non sia riuscita a consolidanza o comunque di relativa. Posto che, ripeto, non c'erano forze paragonabili, sì, c'era il Partito Comunista, certo, che però a sinistra non era maggioritario rispetto ai socialisti, e a destra non c'era un partito in qualche modo assimilabile al Partito Nazionale Socialista Tedesco e neanche al Partito Fascista Italiano. Perché c'è questa straordinaria difficoltà a consolidare la vita parlamentare, la dialettica parlamentare? Per una ragione banale, ma tutto sommato non così banale, ossia che buona parte della classe dirigente polacca dopo la prima guerra mondiale non aveva alle spalle un apprendistato politico di tipo parlamentare. Erano uomini che venivano dalle trincee, dalla cospirazione, dall'attività di tipo che oggi potremmo definire terroristico, fra cui Piłsudski e molti altri. Alcuni presidenti del Consiglio, uomini politici importanti della Seconda Repubblica, cioè quella dal 1918 al 1939, in gioventù si erano caratterizzati per attentati terroristici, assalti a treni ed altro. L'unica parte della classe dirigente polacca che ebbe un apprendistato politico degno di tale nome veniva dalla Galizia, quindi dall'impero austro-ungarico. E in questo senso la frammentazione, ma direi di più il caos politico-istituzionale che si crea in quel lasso di tempo, 4-5 anni dopo la riconquista della sovranità nazionale, è dovuto a fattori inerenti alla scarsa, diciamo così, cultura istituzionale di moltissimi protagonisti della vita politica. Poi accanto a questo c'erano altri due elementi di tipo ideologico che non bisogna trascurare. Il primo, la forte differenziazione politica, il forte contrasto politico, l'antipatia personale, su cui già abbiamo detto, fra nazionalisti democratici, quindi etnonazionalisti, e coloro i quali in qualche maniera erano a favore di Piłsudski su posizioni liberal-democratiche, e la presenza delle minoranze nazionali. Narutowicz viene ucciso, il primo presidente della Repubblica, viene ucciso da un fanatico filo-nazionalista, perché è eletto col voto determinante delle minoranze nazionali. Il suo successore avrà lo stesso pacchetto di voti, composto dalle stesse forze, per fortuna non farà la stessa fine del povero Narutowicz. Ma questo ci dà il senso di quanto quell'idea wilsoniana di esportare, scusate, non mi viene nessun'altra parola in questo momento, una certa forma di democrazia liberale in quei paesi sia destinata all'insuccesso. Nel giro di poco tempo, nell'area dell'Europa centro-orientale, queste democrazie di tipo liberale nazionale, quello che insomma si può dire, diventano dittature. Ma questo è qualcosa che riguarda non solo l'Europa del centro-orientale, ma tutta l'Europa. È stata citata Weimar, quindi gli accordi, il Trattato di Versailles, la Conferenza di Parigi, che hanno avuto una qualità straordinaria, quella di scontentare tutti,
Ecco, diciamo, certamente i polacchi si sentirono da una parte gratificati dal ritornare a essere una nazione e anche molto grande, perché doveva contrapporsi alla Russia, doveva essere, diciamo, uno stato cuscinetto e un'eventuale rinascita della Germania, eccetera. Ma dall'altra avrebbero voluto, diciamo, ridisegnare secondo una mappa ancora più estesa. C'è un passaggio del volume che mi permetto di citare, in cui si racconta di un incontro fra Wilson e Paderewski e Dmowski, che rappresentavano i polacchi. La conferenza di pace, si presentarono da me, dice Wilson, con alcune carte in cui rivendicavano praticamente mezzo pianeta. L'ho segnato, molto bella questa frase. No, quello che dice è molto evidente, questa, l'assenza di precedente esperienza parlamentare a parte i galiziani. Però, di nuovo, è un fatto straordinario che costoro, che addirittura hanno l'obiettivo di raggiungere il potere attraverso vie non democratico-costituzionali, sia cercare di fondare una liberal democrazia. Questo, no? E questo, fanno questa scelta che è una sorta di compromesso o tentativo di stemperare il conflitto tra di loro. Perché provano questo? Perché nessuno pensa di prevalere con un atto di forza, probabilmente questo, cioè sono forzate in qualche modo. E questo però fa sì che anche in Parlamento si comportino secondo una logica che è comunque quella di prendere il potere, insomma, non... Certo, certo. Fuori e dentro il Parlamento le manifestazioni, gli atti che assolutamente hanno nulla a che fare con la democrazia parlamentare e la normale grammatica istituzionale, se ne potrebbero ricordare davvero tanti. Certo, certo è che la Polonia ebbe in quegli anni un compito assai arduo, mettere insieme tre stati, perché questo erano, diversi per cultura, diciamo, abitudini, moneta, economia e tanto altro, in un contesto nuovo, e accanto l'orso russo e l'aquila tedesca che stava per risorgere, con tutto quel... Beh, non era affatto impresa facile, quindi è un rischio che certamente andava corso, l'esito è stato quello che è stato, comunque la Polonia è rinata, anche se poi nel 1939, diciamo così, la questione venne chiusa nel modo che sappiamo. Sì. Allora, vediamo se c'è qualche domanda, no? Anche sarebbe bello. Chiedo a Igor, conferma se ci sono domande da parte di chi ci ascolta oppure no. Un po' di tempo. Altrimenti, in ogni caso, io ho una domanda. Ne avrei, insomma, credo che occorrerebbe preparare una grande discussione intorno alla questione della superiorità del diritto nazionale. Questo è un tema davvero... Il tema, nodo. Attualissimo. È un grande nodo anche per la Russia odierna, insomma, questo è davvero un grande nodo, quindi non possiamo affrontarlo in poche parole. Io ho una domanda, diciamo, di carattere più leggero, vale a dire che vorrei chiedere a Daniele se, allora, noi sappiamo che in Polonia, negli ultimi anni, insomma, ormai da oltre un ventennio, c'è stata una politica storica, una politica historyczna molto intensa, sulla quale si è investito attraverso anche delle importanti istituzioni. Allora mi chiedo, nel caso di questa particolare storia, vale dire, qual è stato, perché questo non so assolutamente nulla su questo, qual è stato l'atteggiamento, diciamo, non so se c'è stato un impegno intorno alla conservazione del patrimonio di statualità, non lo so, ma soprattutto se c'è stata, questa è la domanda, una strategia patrimonialista di questa storia particolare, vale a dire si è investito su questo, c'è stata una riscoperta di questi testi, di questi studiosi, anche dal punto di vista, insomma, dei loro contributi, diciamo, di carattere teorico. Quindi questo è qualcosa che mi interesserebbe un po' saperlo, anche per confrontarlo con altre esperienze del post-comunismo. Certamente, dopo la fine della Polonia popolare si riprese, questo avveniva già alla fine, diciamo, degli anni Ottanta, quindi dopo l'inizio della perestroica in Russia, che ebbe un effetto a cascata, su cui andrebbe, secondo me,
detto qualcosa, non in questa sede evidentemente, ma insomma gli effetti della perestroica, no? In Russia. Fra gli effetti ci furono quelli di riscoprire, rielaborare, rianalizzare, riparlarne, insomma, semplicemente di autori che durante la Repubblica Popolare erano stati per sé margini dimenticati o appartenevano a un passato quale? Quello della Repubblica dei Signori, no? Quella seconda Repubblica, c'è Spospolita Panov, cioè la Repubblica dei Signori, una Repubblica in cui 20-30 grandi latifondisti dominavano l'economia, una Repubblica fascista, come si disse, dominata da una figura carismatica, ma certamente illiberale nemica in ultima analisi dei socialisti e dei comunisti e della Russia, soprattutto ricordiamo la guerra tra Polonia e Russia nel 1920, e quindi si poteva ricominciare un discorso sull'identità, sulla storia polacca, che la storiografia di tipo stalinista, soprattutto negli anni 50, aveva messo da parte. Negli anni 50 va detto che all'epoca di Stalin, di Bierut esattamente, lo Stalin polacco, furono pubblicate diversi testi, saggi, conferenze, si organizzarono per spiegare come la storia della Polonia fosse punteggiata da avvenimenti di cui protagonista era la classe operaia, il movimento operaio. E fu un'operazione davvero ideologicamente disastrosa, ma anche, diciamo così, ai limiti dell'otto volante. Si andavano a ripescare elementi che poco avevano a che fare con l'identità dei polacchi. Dopo la fase stalinista ci fu certamente una distensione anche all'interno delle istituzioni accademiche ed altro, ma la vera ripresa verosimilmente si ha all'inizio degli anni 90. All'inizio degli anni 90 c'è un'esplosione, ecco, dopo tanti anni di censura, di limiti, di dittatura, si scopre la libertà tutta in una volta, e questa fame di libertà porta anche a pubblicazioni e filoni di ricerca che qualche volta, diciamo così, con la scienza hanno non esattamente a che fare, ma hanno chiedevi Antonella a proposito dell'atteggiamento, diciamo così, della classe dirigente nei confronti del discorso statuale, quindi si potrebbe dire della memoria storica. Beh, è un atteggiamento che dipende dai punti di vista. La Polonia della cosiddetta Terza Repubblica è meno dilaniata, si potrebbe dire, di quella Seconda Repubblica, ma da un punto di vista ideologico è attraversata da contrasti fortissimi, soprattutto dopo, negli ultimi anni, si può dire, tra una visione di tipo europeistica, neofederalista, portata avanti essenzialmente da Donald Tusk, l'ex presidente del Consiglio europeo ed ex capo del Partito Popolare Europeo, da una parte, e l'attuale compagine di governo, di cui Deus ex machina è certamente Jaroslaw Kaczynski. Anche qui c'è un discorso di politica della storia molto interessante. Faceva una battuta un collega storico polacco che ha scritto un bel libro sulla politica della storia anche in Polonia. Dicevo, questo è il paradiso, la Polonia intendevo, questo è il paradiso della politica della storia. Ogni via, ogni discorso pubblico, ogni avvenimento ha un rimando alla storia della Polonia e interroga ogni polacco sulla sua identità, sull'essere dalla parte di Piłsudski o di Dmowski, su avere un determinato atteggiamento sulla Repubblica Popolare, su un giudizio anche nei confronti dei russi. Diciamo che Putin ha avuto un merito, quello di compattare tutti quanti, diciamo così. Ecco, cioè quello di creare un nemico, questa volta purtroppo in carne ed ossa, che compatta l'opinione pubblica. Ricordiamoci che la Polonia è un passo, Leopoli è, diciamo così, veramente un tiro di schioppo dai confini polacchi, e chi dice, lo dico come battuta, vale quel che vale, io non ho elementi per affermarlo, ma chi dice tuttavia, questo probabilmente ce lo può dire Antonio, chi dice tuttavia che dopo l'Ucraina la seconda vittima poteva essere la Polonia, beh, forse, non so, ecco, la lascio così. Certo è un elemento su cui l'opinione pubblica polacca si interroga. Io seguo, diciamo, non regolarmente, ma comunque in modo periodico, con attenzione, alcuni interventi del Ministero degli Esteri, quindi anche dei messaggi, delle comunicazioni, e gli attacchi alla Polonia sono molto frequenti, quindi viene davvero percepita da parte del Ministero degli Esteri russo come un nemico che occorrerà
contrastare, quindi questo è stato detto nei mesi passati molto di frequente, questo, quindi che ci siano queste tensioni, insomma sono tensioni degli ultimi anni molto persistenti, ma che si siano radicalizzate ulteriormente, perlomeno dal punto di vista della teorico, insomma, questo è assolutamente evidente, un pericolo c'è, ecco, questo non, io ne sono convinta. Allora, c'è una domanda di Cristina Carpinelli, che saluto, e quindi la leggo perché così è nota a tutti coloro che ci seguono e che ci seguiranno. È possibile sapere qualcosa sulla visione di Intermarium di Piłsudski, che assume rilievo pratico alla fine della Prima Guerra Mondiale con il crollo dell'impero zarista? Possiamo dire che da un punto di vista strategico l'Intermarium era volta a contrastare le potenze di Germania a ovest e Russia a est, creando un potente terzo polo di potere che Beck aveva ribattezzato Terza Europa. È difficile rispondere in poche battute, diciamo, stiamo arrivando un po' alla conclusione, prenditi il tempo giusto, Daniele, per una risposta. Saluto anch'io veramente Cristina Carpinelli e la ringrazio per la domanda che è molto interessante. Sì, certamente la Polonia conosce un'evoluzione interna di carattere ideologico legata alla contingenza politica, prima fra tutto ciò che succede ai suoi confini. Dal 1933 è chiaro, ma Piłsudski lo intuisce molto prima, bisogna darne atto, chiaro che la situazione sta cambiando in un senso sfavorevole per la Polonia, Karno ed altro, si potrebbe parlare a lungo. L'idea della Polonia quale potenza egemone di uno Stato federale, confederale o comunque di alleanze stabili, pensate a Visegrad oggi con i risultati assolutamente modesti, anzi tutti rilevanti, che possiamo osservare, era coltivata da Piłsudski, certamente, anche perché questa, secondo lui, bisogna dire che forse non si sbagliava, era la chiave per poter garantire alla Polonia un'indipendenza che era basata su istituzioni del tutto fragili. E quindi uno Stato forte all'interno di un contesto di amicizia o comunque di tipo federale che si contrapponesse sia alla Russia e sia alla Germania. Questa idea che è sempre presente in Piłsudski, anche sulla scorta del suo richiamo alla Cespospolita o poi a Narodov, quindi alla Repubblica, alla Prima Repubblica possiamo dire, è confermata dai fatti e si riafferma nella vicenda della Seconda Repubblica. Il vecchio maresciallo di Polonia comprende che la situazione in Germania sta cambiando, anche in Russia del resto, e che da una possibile alleanza può venire la fine un'altra volta dello Stato polacco, guarda caso qualcosa del genere, insomma, non è andato molto lontano, è vero. Ma comunque, quello che a lui preme è ripeto, stabilire un nuovo Stato forte all'interno di questa regione, con un rapporto differente con l'Ucraina, e con gli ucraini meglio dire, e quelle minoranze all'interno dello Stato, in modo da rafforzare lo Stato e renderlo veramente autonomo. Fu autore Piłsudski di molti errori in politica estera, così come in politica interna, molte contraddizioni, tante incertezze, era un uomo umorale, era un uomo insomma che era stato segnato dall'esperienza siberiana. Questi baffoni che voi vedete in fotografia di Piłsudski sono nient'altro che un modo per coprire i cinque denti che purtroppo un colpo di pistola di un soldato russo in Siberia gli fece cadere. E quando tornò dalla Russia era provato fino all'inverosimile, diciamo, e queste sue nevrosi, diciamo, questa sua instabilità, se volete, umorale, è uno degli elementi su cui è necessario riflettere e forse anche una delle cause per cui una risposta precisa alle domande che il professor Martinelli appunto poneva, appunto quando diceva ma poi alla fine è difficile avere un'idea univoca su alcuni aspetti, ma questo deriva dal fatto che poi alla fine parliamo di persone e purtroppo di politica troppo legata, diciamo, ai caratteri e alle vicissitudini personali. Quindi Piłsudski sì, si pone il problema, ci mancherebbe altro, di creare questo Stato forte con un'alleanza differente, fallisce completamente anche per i dissidi interni,
Dmowski, nazionalismo etnico, da parte sua aveva un'altra idea di modernizzazione e rafforzamento dello Stato. Centralizzazione, eliminazione delle minoranze, uno Stato forse più ridotto, forse no, ma certamente uno Stato che non poteva essere, diciamo così, una res pospolita, una prima repubblica ridefinita. Ci sono anche differenze, questo non l'ho detto, permettetevi di dirlo per chiudere questa parte del discorso, fra i due esponenti, quindi fra i due tipi di nazionalismi, circa le alleanze. Se Piłsudski fu strenuamente antirusso, sempre, Dmowski fu antitedesco. Antitedesco, ma tuttavia coltivò, diciamo, con la Germania rapporti tipo ambivalenti, così come con la Russia, ma anche il primo, insomma. E anche lì, questo suo sentimento antitedesco, mi riferisco a Dmowski, è probabilmente imputabile al suo antisemitismo. La Germania è il paese della SPD, la SPD è il grande partito tedesco socialista, e il partito socialista e i socialisti per definizione sono ebrei, sono governati dagli ebrei, e quindi se tanto mi dà tanto, dalla Germania bisogna stare lontani. È incredibile, leggendo le opere di questo autore, una penna bellissima, veramente un uomo straordinario, parlava diverse lingue, honoris causa all'Università di Oxford, tenne testa alla conferenza di Parigi ai diplomatici, quindi un uomo di straordinaria intelligenza, vedere come fosse invasato, stavo per dire, da questa ossessione nei confronti degli ebrei. Ma purtroppo è parte di questa storia, e di cui soffrì anche, diciamo, già citato Leon Petrashevski, essendo ebraico, essendo stato in Russia, quindi straniero con un accento differente, fu oggetto di una campagna di denigrazione da parte di Endezia, di Democrazia Nazionale, proprio all'università. Bene, io direi, intanto vi ringrazio perché siamo rimasti perfettamente dentro i tempi che ci eravamo assegnati, quindi ringrazio Alberto Martinelli, Daniele Stasi per questa bella conversazione, apprezzo molto il fatto che sia stata davvero una conversazione, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e anche coloro che ci seguiranno, perché potranno ritrovare questo video sul sito dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e do appuntamento a tutti alla prossima presentazione, che sarà giovedì 6 ottobre. Arrivederci. Grazie. E buona serata. Molto bene, arrivederci. Arrivederci.